Amici telespettatori, amici del web, eccoci con l'approfondimento, la trasmissione organizzata, promossa da Confartigianato Taranto sul suo canale di comunicazione televisivo Confa TV, web e TV, una puntata particolare in cui vogliamo analizzare la situazione economica del momento considerando l'emergenza Covid, ma con uno spirito diverso attraverso degli imprenditori che si rimboccano le maniche, che sono certamente consapevoli delle difficoltà del momento, ma che cercano di superare, diciamo, di affrontare questa situazione. E cercheremo di vedere poi qual è la rispondenza, il rapporto tra gli imprenditori, che ovviamente tanto fanno per normalizzare nei limiti del possibile la situazione, e poi vedere anche come risponde la clientela, perché ovviamente la clientela è quella che viene colpita maggiormente alle tasche, al portafoglio, come d'altronde gli stessi imprenditori. Quindi vediamo come simulare una ripartenza. Io caratterialmente sono pessimista, però in questo caso devo dire che vedo questa campagna di vaccini, che comunque partirà in maniera bella, forte, copiosa, e sicuramente sarà un modo per aggredire il virus, per bloccarlo, e io sono convinto che dall'estate in poi, dalla fine dell'estate in poi, torneremo, non dico ad una normalità, ma ad una quasi normalità che ci faccia respirare. Quindi ringraziamo intanto Confartigianato Taranto per questa bella vetrina, per questa bella possibilità di confronto, e siamo presso la sede di Confartigianato Taranto in via Cesare Battisti, e facciamo gli onori di casa, salutiamo il segretario provinciale di Confartigianato Taranto, Fabio Paolillo. Paolillo, eccoci qui per questo bel dibattito con degli imprenditori, io li definisco valorosi e coraggiosi. Abbiamo Angelo Marzia, che opera nel settore dell'impiantistica, lui è il referente di Confartigianato per quanto riguarda Crispiano. E poi abbiamo un altro rappresentante, viene da Martina, si chiama Mauro Mazzaglia, è un imprenditore, opera nel settore metalmeccanico, referente di Confartigianato, lui è il mago delle porte blindate. Quindi ci blinda. Ci garantisce la sicurezza. Scherziamo ovviamente per sdrammatizzare, perché credetemi, ora al di là di tutto il momento è particolare, però come dire, la politica, l'ottica del piangerci addosso non porta da nessuna parte. Ci sono certamente dei limiti, dei deficit per gli imprenditori, ci sono, Paolillo, perché chiaramente c'è il discorso dei ristori, dei mancati ristori, le casse integrazioni che tendono ad arrivare. Però da dove ripartire, Paolillo? Lei che idea si è fatto? Cioè, ha degli imprenditori a fianco che collaborano con Confartigianato, come dire, risalire la china? Ci ritroviamo esattamente dopo un anno esatto dall'esplosione della pandemia, e con una prospettiva diversa, una prospettiva anche economica diversa, cioè una luce evidente nel tunnel, in quanto comunque con la campagna di vaccinazione ci auguriamo tutti, come ci hanno chiaramente detto, che il Covid diventerà una malattia gestibile, una malattia comunque che non creerà, che andrà a togliere tutto questo allarmismo che c'è oggi. Allarmismo che sta continuando a creare danni economici alle imprese, spavento e anche povertà nei cittadini, nelle famiglie. Molta gente ha perso il lavoro, molta gente sta in cassa integrazione, quindi è tutto una catena. Un cane che si morde la coda. Una catena che comunque porta il tessuto imprenditoriale, il tessuto economico e anche sociale di un territorio a pagarne le conseguenze. E gli artigiani stanno resistendo anche bene, stanno ricominciando a investire, a guardare
al domani con un'ottica propositiva di maggiore fiducia e propositiva. Questo ce ne stiamo accorgendo come associazione, questo ci fa piacere. Ovviamente deve passare quest'altra nottata, questa terza ondata, e dobbiamo arrivare all'estate. Deve essere gestita nel miglior modo possibile. Cosa si può fare? Si può fare tante cose. Magari in trasmissione, se riusciamo a parlarne, perché questo è il momento anche per chi ci amministra, per chi ci governa, no? Di mettere a posto delle cose che poi ci lancino. Certo, nel momento della ripresa, le imprese hanno bisogno di ossigeno. E in questo senso mi rivolgo ad Angelo Marzia. Angelo Marzia, che opera nel settore dell'impiantistica, come detto, che è il referente di Confartigianato in quel di Crispiano, provincia di Taranto. Ecco, facciamo un po' un bilancio, no? Dall'anno scorso ad oggi, da marzo 2020 a marzo 2021, si è preso un po' di fiato, diciamo, nel periodo estivo, quando allentato. Il rapporto con la clientela, cioè il cliente aveva un'incertezza proprio nel prospettarsi, nell'investire, diciamo, del materialismo nelle proprie abitazioni, nelle proprie infrastrutture. Dopodiché è successo che è diventato un'abitudine in loro di frenarsi nei consumi. Perché? Perché non avevano più certezze nel futuro. Questo naturalmente ha bloccato la movimentazione economica del paese, della provincia, diciamo, più che del paese. Però tutti gli artigiani, diciamo, le imprese, con la notizia del vaccino, con notizie positive che arrivavano, non potevano trasmettere sempre che dovevamo cadere, ma che ci dovevamo rialzarci. Naturalmente prospettando ai clienti innovazioni, risparmi, grazie a Dio poi ci sono state delle leggi che ci hanno permesso di evolvere la nostra posizione, quale i vari eco bonus al 50, 65, 90 e 110, che ci sono state aziende che stanno investendo in questo per prospettarsi nel futuro. In che senso prospettarsi nel futuro? Ora noi avremo questi altri mesi di passione, diciamo, di travaglio che il vaccino ci potrà salvare, dopodiché ripartirà tutta la macchina, come tutto, diciamo, cade, tutto poi riparte. Ora niente, siamo in fase di allenamento per ripartire in una nuova. Però diciamo che ci sono segnali positivi, forse è anche ora, importante. Meno male, stiamo iniziando a vedere un attimino la luce in fondo al anche perché poi è importante che l'imprenditore, il titolare di un'attività, infonda coraggio al cliente, perché se il cliente vede il titolare distrutto, andiamo veramente ai suicidi di massa. Fermo restando, chiariamo, che la crisi è pesantissima, diciamolo, no? Altrimenti saremmo non negazionisti non sul virus ma sulla crisi. Però occorre anche, come dire, una volta che si cade bisogna rialzarsi. Un attimino indietro nella nostra storia, quando i contadini arrivava l'annata che coltivava e raccoglieva, l'annata che faceva una grande e non raccoglieva niente. Mentre ora, diciamo, bene o male, abbiamo più infrastrutture, abbiamo un'evoluzione nella specie, nella metalmeccanica, in tutti i settori, diciamo. E siamo ora con Mauro Mazzaglia. Mauro Mazzaglia, l'ho detto, referente di Martina Franca per Confartigianato, opera nel settore, diciamo, della metalmeccanica, nell'ambito delle porte blindate. Beh, che aria tira Martina? Allora, mi volevo riallacciare a quello che diceva Angelo, che i clienti si sono anche un po' abituati. C'è naturalmente chi vive ancora nella paura, ma tanti altri vorrebbero uscire dalla paura. E quindi, come tutto, ci facciamo sempre un callo. E quindi il mercato piano piano sta ricominciando.
E i motivi per cui alcuni settori non vanno bene, tipo l'abbigliamento, sono proprio di natura psicologica. Se non posso uscire, che compro a La fare? paura del contatto anche, no? Questi No, è proprio una cosa ancora più materiale, perché parlavo con un'amica parrucchiera, no? E mi diceva: Mauro, i miei clienti fissi che venivano ogni settimana, ogni 2 settimane, anche 2 volte alla settimana a farsi la barba, non vengono più. Ma anche se possono lavorare, però dicono: per chi mi devo fare bello, no? Non posso uscire la sera. E quindi, diciamo, c'è un fattore psicologico, ma relativo al fatto che non posso uscire, quindi non mi compro l'abbigliamento, quello Ci si trascura figo, un po', si diciamo. trascura un po'. E l'aria che si respira a Martina è un po' quello che si respira nel panorama nazionale, no? Nel 2019 ci sono stati 330.000 fallimenti di aziende, nel 2020 sono 390.000 giù di lì, quindi il Covid ha dato una piccola accelerata del 20%. Io credo che il Covid ha dato uno schiaffo a quelle aziende che erano in bilico e alcune ancora cadranno, perché ci sono dei problemi strutturali interni delle aziende, secondo me, a livello nazionale in tutti i settori. E quindi, come specificatamente nel caso di Martina, Martina era famosa nel campo del tessile. Beh, diciamo, è ancora famosa, non è un po', sta pagando dazio, diciamo, però. Negli ultimi 10 anni, 15 anni, dove tantissime aziende hanno chiuso. E solo pochi nomi come l'Erario, come Tagliatore, Berwich, Palazzo, Altrimenti, no? Petrelli, che è stato a Che Sanremo. comunque, sì, Rossolame. E quindi alcuni imprenditori ce l'hanno fatta e alcuni no. E non c'era la crisi. Quindi a Martina c'è stata una Maria, una Morea, Una moria. un'Oria di aziende che hanno chiuso. E quali sono le cause? Le cause sono, soprattutto quelle che sono sopravvissute, hanno avuto degli imprenditori capaci, imprenditori visionari, imprenditori nel vero senso della parola, del termine. Quindi adesso la ricetta del rilancio globale, secondo me, è che l'imprenditore investa su se stesso, sulla propria formazione, che diventi veramente imprenditore, che sia capace di lavorare, cioè, che sia capace, che comprenda le regole del marketing, che comprenda le regole della gestione finanziaria, perché adesso il Covid farà tabula rasa delle aziende in bilico e molte altre saranno in bilico, no? E io quello vorrei che gli imprenditori fossero anche seguiti nella loro formazione, perché la verità è questa, che tantissimi piccoli imprenditori hanno comprato la partita IVA, hanno la partita IVA e sono diventati da dipendenti a titolari. Sono bravissimi, Copiatori, sono sono dei bravissimi, copiatori, non sono no, sono dei dei bravi, realizzatori di sono un'immagine. quello che ti volevo dire, Angela, perché sono bravissimi tecnici. Ma non sono veramente imprenditori, perché non ti formi nei settori come la gestione finanziaria, del marketing, che sono importanti. Se tu vedi gli imprenditori che adesso ce la fanno, io prima ero un imprenditore che non ce la faceva. Io ho avuto grossi problemi finanziari perché ero un imprenditore che vendeva il prezzo, quindi dovevamo fare numeri, dovevamo fare produzione assolutamente, e dimenticavo tutta quella parte relativa al marketing, alla gestione finanziaria, e solo ricorrendo alle conoscenze vere di un imprenditore che un'impresa può ripartire, può guardare al futuro. Paolino, in questo anno stiamo facendo un po' un bilancio, no, del Covid, e intanto non dimentichiamolo mai, 100.000 morti, qualcosa di terribile. Ma Confartigianato, proprio come associazione, come organizzazione di categoria, ha supportato le imprese, ha dato una mano soprattutto in tutti quei meandri, no? In quei rivoli burocratici nei quali molte volte il singolo imprenditore rischiava di affogare e perdere soldi. Vediamo questo vostro ruolo proprio con le imprese. Ma io mi collego a quello che ha detto Mauro, che in questo momento purtroppo il Covid farà quello che ha detto Mauro, cioè ci sarà questo
sul livellamento e molti decideranno di smettere, molti non, volevano improvvisarsi, non si improvviseranno. E quindi secondo me il supporto che oggi un'associazione di categoria deve dare è esattamente quello di supportare non solo per quello che è stato fatto finora, ma anche per quell'altro panorama di conoscenze e di arricchimento anche culturale che un imprenditore oggi deve avere, perché la globalizzazione, io sono certo che il Covid non spazzerà via la globalizzazione è ben radicata ormai, la vediamo anche nel campo dei vaccini ormai la globalizzazione, quindi oggi più che mai la competizione è aperta e i nostri imprenditori, i nostri artigiani vanno, mi permetto di dirlo con la massima umiltà, ma vanno supportati e vanno ancora di più aiutati dal punto di vista anche della formazione d'impresa, perché oggi le caratteristiche di fare l'imprenditore non sono quelle di ieri, non sono quelle di 20 anni fa, di 30 anni fa, cioè so fare il mestiere in improvviso, faccio oggi, non basta solo, come diceva anche Angelo, non basta solo saper fare il proprio mestiere, ma bisogna vedere anche come ti presenti, come, cioè, in buona sostanza, l'idea che hai. Imprenditore non ci si inventa. L'imprenditore non si inventa, però. Cioè, ha bisogno di una maturazione, no? Di una gestazione. L'imprenditore si forma. Si forma, in questo senso dicevo la gestazione. Si forma la crescita. Anche acquisendo la propria esperienza, però oggi i tempi di prima non ce li hai più. Prima ci avevi un periodo di incubazione, no? Oggi il mercato è frenetico e bastardo, fatemi passare il termine, no? Nel senso che vuole tutto subito e quindi devi farti trovare pronto quasi in tempo reale sulle novità, ma da qualsiasi punto, dal punto di vista fiscale, dal punto di vista anche del marketing, di come vuoi presentarti. Oggi Amazon ce l'hai dentro, secondo me se andiamo a fare l'analisi del sangue ci trovano anche Amazon. Cioè, ormai è diventato questo meccanismo dell'e-commerce, della globalizzazione, ormai ti è entrato dentro. Oggi è difficile stare sul mercato, mi rendo conto di questo. Angelo Marzia, riviviamo un po' la sua storia di imprenditore. Come è diventato imprenditore? Ha deciso di dire io voglio aprire un'attività imprenditoriale, o diciamo è passato dall'altra parte, cioè dalla bottega, no? Dall'essere dipendente al creare? No, da premettere io sono partito dall'età di 13 anni, perché all'epoca si poteva fare, che uno andava a lavorare da piccolo, diciamo. Non era come oggi che si tengono i figli a dormire fino a mezzogiorno. Il papà diceva, bello mio, o vai a studiare, o studi o lavori. No, noi studiavamo e andavamo anche a lavorare. No, siccome oggi ci sono i pelandroni che stanno fino a mezzogiorno, e magari, giusto per sdrammatizzare, se poi devi citofonare, ti dice il papà o la mamma, sai, non citofonare perché alle 11 mio figlio sta ancora dormendo. È la verità, No, è questo. Volevo ricordare un episodio, che dovevamo fare l'installazione di un cancello elettrico. Io andavo a scuola, a Martina andavo, e disse il mio titolare, senti, io domani mattina dobbiamo fare quell'installazione, se tu la vuoi vedere, ti vuoi rendere conto, non andare a scuola e vieni a lavorare. Impara. Cioè, era differente da l'approccio. Poi per quanto riguarda il discorso, diciamo, che dobbiamo correre, perché abbiamo una pressione fiscale alta, però questo naturalmente perché è alta? Perché c'è da sopperire ad altre spese che lo Stato ha. Dove prendono i soldi? Dall'artigiano. L'artigiano naturalmente ha dei costi. Se ogni artigiano o un imprenditore, diciamo, si accorge che dal primo giorno quali sono realmente i costi, avremmo un settore omogeneo nello sviluppo del lavoro. Dato che questo non avviene, questo studio non avviene, perché non abbiamo l'abitudine di andare da uno studio e dire caro dottore, io voglio iniziare la mia attività, mi dici realmente i costi quali sono? Questo non avviene. Abbiamo solo quella
cattiveria, furbizia o malizia che io dovevo superare il mio collega di affianco. E così non si cresce mai. Però io non so. Abbassando i prezzi. Abbassando i prezzi, ma i prezzi non li puoi abbassare perché hai dei costi reali. Altrimenti poi si finisce per sprofondare tutti. Allora, cioè, un anno esce quello, dura 3 anni, un anno esce quell'altro, dura 4 anni. La guerra tra poveri. Ecco perché, cioè, secondo me, manca proprio l'informazione a chi si alza la mattina e dice: io voglio IVA perché voglio comprarmi il Ferrari. Avere una partita IVA non significa comprare un Ferrari, ma significa piantare, raccogliere, mettere da parte il rischio e continuare a investire in un altro terreno. Piantare, raccogliere e investire in un altro terreno. Se consumiamo tutto subito, anche quello che dobbiamo guadagnare perché dobbiamo fare quel lavoro, sì, ma tu al momento non sai se lo farai, non sai se guadagnerai e non sai se sarai pagato per quel lavoro. Intanto ora farai fronte a investire, a piantare. Ce l'hai queste capacità? Mazzaglia, torniamo al momento del Covid. Diciamo che, almeno questa è la mia opinione, la seconda ondata non si poteva evitare, però ci si sarebbe potuti come dire, approcciare diversamente, perché il leone che morde già lo si conosceva. E allora magari anziché venite a ballare in Puglia, anziché feste e festini, e anziché implementare, no, le unità di pronto soccorso, di terapia intensiva, ma diciamo che nella seconda fase si sarebbe potuto, così, da un punto di vista proprio operativo, politico, amministrativo, ci si sarebbe potuto organizzare meglio. Lei quando si è trovato nella prima fase, quando cioè il mondo a un certo punto è incominciato a crollare e la gente non sapeva da dove cominciare, perché poi è anche comprensibile il disagio e della politica e dei cittadini e degli imprenditori, perché nella seconda fase imputo delle responsabilità di mancato controllo, no? Di mancato studio del fenomeno e quindi approntare i possibili rimedi. Chiaramente quando ti cade, stai camminando, ti arriva un asteroide, non sai da dove iniziare. Che approccio lei ha avuto? Cioè, ha visto questo mondo che si svuotava, ha visto sicuramente la sua attività a rischio, perché chiaramente non per demerito suo, ma perché chiaramente mancava la materia prima, cioè il cliente. Cosa ha pensato, cosa ha fatto? Che stato d'animo ha avuto? Sempre positivo, sempre, sempre. Un imprenditore... Un ottimista, un inguaribile ottimista. No, l'imprenditore, per definirsi tale, è un capitano coraggioso. Allora, quando ci hanno chiuso, io ho chiuso la mia azienda una settimana prima, perché leggevo l'inquietudine nei miei collaboratori, avevano paura, insomma, c'era nell'aria questa paura. Allora io ho chiuso una settimana prima. Quindi durante il Covid io non mi sono pianto addosso, non ho detto come farò a pagare. Ho chiamato i miei dipendenti, i miei fornitori e ho detto: ragazzi, io sicuramente non riuscirò a pagare, vi pagherò, mettiamoci d'accordo e io vi pagherò. Detto questo... Però durante... mi consenta, non è solo pagare il pregresso, ma si tratta anche di andare avanti, perché io posso pagare i debiti, però poi a tavola il piatto magari non è vuoto perché uno ha messo da parte, però poi chiaramente non c'è più quel... No, devo dire che si è svuotato. Si è svuotato, quindi voglio dire, no? Cioè uno diciamo, ha controllato la situazione. Però di fronte a degli avvenimenti dove tu non puoi fare niente, è come se tu mi chiedessi a me cosa faresti per la seconda ondata. Niente, non è compito mio, io non posso intervenire, quello che dico io è inutile. Io cosa ho potuto fare, e ti dico quello che ho fatto durante la crisi. Mi sono formato, ho aiutato insieme ad altri amici, abbiamo creato delle dirette sul web e abbiamo cercato di utilizzare questo tempo per formarci e per formare altre persone nel campo del marketing, della gestione finanziaria, e ogni giorno facevamo una diretta con vari ospiti ed è stato anche divertente, è stato un momento, cioè siamo riusciti a fare delle cose che non avremmo mai potuto fare in altra maniera.
Io mi sono preparato per la ripartenza e ho detto: ma come cambierà il mondo? Perché il mondo, mi sono detto, cambierà dopo questa cosa mai esistita. È una guerra e stiamo ripartendo. Come ripartirà? E io avevo la fiducia dentro di me che saremmo ripartiti dal comparto edilizio, perché è la leva trainante dell'economia in Italia e anche, presumo, nel mondo, no? E quindi, quando si è cominciato a parlare del 110, io là mi sono detto, ecco, quando ho sentito la prima volta il 110, mi sono detto, ecco, c'è speranza per il futuro. Il governo interviene in maniera massiccia, in maniera forte, per poter ripartire, perché noi stiamo uscendo da una guerra di morti, 100.000 come hai detto tu prima. Contro un nemico invisibile. Invisibile. Questo è l'assurdo, non hai il nemico davanti. Quindi, Paolillo, lei è una persona, l'apprezzo per un motivo, perché le cose non le manda a dire, nel senso che ha le sue convinzioni quando vede la gestione di una città, di una regione, di un paese, e tranquillamente espone la sua posizione, no, il suo pensiero, come dovrebbe fare ogni libero cittadino. Che idea si è fatto della gestione da Conte a oggi Draghi? Beh, mo la domanda è... È un po' di sale, qui stavamo andando troppo dolci. Ho detto, allora dobbiamo un po' alzare il tiro. C'è una differenza innanzitutto di approccio e di stile. Meno conferenze stampa, meno grande fratello. È una situazione meno grande fratello. È una situazione anche diversa, no? Cioè, marzo scorso nessuno sapeva, neanche il governo sapeva di che morte saremmo morti. La settimana dopo cosa sarebbe potuto succedere. Ovviamente oggi la situazione è già più, abbiamo già più contenibile, maggiore esperienza, sappiamo insomma anche che molte cose dipendono dal nostro atteggiamento, dal nostro comportamento, cioè dal fatto di portare la mascherina, il fatto distanziamento. Di distanziamento, questo alla fine l'abbiamo compreso, no? Non tutti, non però tutti. Diciamo che... soprattutto i ragazzi non lo stanno comprendendo, eh? Io mi riferisco alle imprese, devo essere sincero, c'è stato, ed è una notizia che è stata poco chiacchierata, non ha avuto molto risalto, però il fatto dei protocolli anti-Covid che sono stati poi firmati e quindi applicati dalle imprese, ha fatto sì che queste imprese avessero continuato a lavorare. Questo non ce lo dimentichiamo mai, perché l'impresa l'ha fatto, cioè si è caricato un adempimento, ovviamente per poter rimanere aperti. Noi chiedete poi investimenti. I investimenti non sono stati restituiti, qualcuno ha preso una quota parte, però comunque l'imprenditore ha capito, ha compreso subito che doveva metterci anche del suo e doveva collaborare in tal senso. E bisogna dare atto che anche i dipendenti, i collaboratori lo hanno ben recepito. E nonostante ci sono stati anche un numero elevato di verbali, però rapportati ai controlli il dato ci soddisfa, quindi c'è stata una comprensione e una diligenza dal punto di vista dell'impresa. Più che l'atteggiamento di Draghi e di Conte, mi sta incuriosendo e mi sta piacendo l'esempio che noi stiamo dando oggi. Noi abbiamo due imprenditori che non si stanno piangendo addosso. Stanno raccontando la loro storia, non faccio i conti in tasca, non è il nostro voglia e compito, però stanno trasmettendo un messaggio positivo, molto positivo, e che dal nostro punto di osservazione è il messaggio che la grandissima parte degli imprenditori e degli artigiani ha nella propria testa, cioè non si arrendono, non si sono arresi, hanno stretto i denti, però devo dire non tutti, anche perché molti, però ci sono state categorie. Allora, se io prendo la categoria dei ristoratori o dei baristi, possono avere tutto l'entusiasmo l'approccio positivo, ma quando tu mi chiudi la saracinesca alle 18, cioè io penso a delle attività, mi perdoni Paolillo, di Taranto, dei bar, delle H24, e quando da H24 diventano H12, il mondo cambia. Sono d'accordo, infatti stavamo distinguendo, ci sono categorie e categorie, ci sono categorie che sono state chiuse mesi, ricordiamoci
La primavera scorsa le palestre sono morte, sono state uccise le palestre, tutto il campo del benessere, e poi il campionato continua. No, dico sì, per dire, ci no? sono queste, c'è qualcosa di strano. Però non ci dimentichiamo anche che noi li rappresentiamo entrambi, quindi non è una gara. No, no, dico una... in genere. Ci dimentichiamo che ci sono categorie che sono rimaste aperte e che non hanno visto girare una di loro stesse. Cioè, tutto il campo dell'autoriparazione, immaginiamo il campo dell'autoriparazione, no? Il meccanico, no? Sì, nessuno gli ha detto mai che doveva stare chiuso, però se non fai circolare, è chiaro. Se non fai andare in vacanza, se, giustamente, non stiamo criticando, certo. Però se non c'è l'uso dell'auto riferito soltanto, perché riferito soltanto a chi poteva raggiungere il posto di lavoro, è evidente che tu un calo l'hai avuto. Chiaro. Quindi anche quelli sono, tra virgolette, eroici e coraggiosi imprenditori. Il settore alimentare è stato quello più fortunato. Il settore alimentare è stato, bene o male, devi mangiare. È stato riconosciuto. Mangerai di meno perché hai meno soldi in tasca. È stato riconosciuto. Ma devi pur mangiare, no? E ha perso la grande distribuzione ed ha acquistato il Marzia, affrontiamo questa, ripeto, non vogliamo assolutamente, ci mancherebbe, perché per me i lavoratori e gli imprenditori sono tutti uguali, ci mancherebbe, non è che dobbiamo fare la guerra tra le categorie, no. Però effettivamente ci sono state delle decisioni molto opinabili, penso alle palestre per esempio. Se parliamo di decisioni opinabili, campo della ristorazione tuttora noi non lo comprendiamo. Come decisione, perché tu mi fai stare aperto a pranzo e non mi fai stare aperto la sera, cosa cambia? Per un imprenditore un imprenditore capisco che tu tu la pizza la mangi la sera, non la mangi a pranzo. Capisco che la sera in non riesci a gestire il territorio. Io la dieta non l'ho mangiato più, vabbè, questo però è un altro discorso. Se tu, Stato, non riesci a gestirti il territorio la sera, perché la sera la gente esce, quindi quella, la chiusura abbiamo capito che era dovuto agli assembramenti ipotetici che potevano essere nelle frequenze, però poteva essere comunque gestita in un altro modo, poteva essere ancora di più contingentato, poteva essere fatto esclusivamente per appuntamento, cioè le soluzioni c'erano e le abbiamo prospettate, però in effetti ci sono state diverse decisioni. Anche perché parliamoci chiaro, se tu mi stabilisci che il tavolino deve essere composto da persone, no? O addirittura arriviamo punto che tu mi chiudi le scuole, come è giusto che sia in alcuni casi, però poi i ragazzi sono liberi e vanno nei bar e creano degli assembramenti mostruosi, paurosi. Ho visto delle strutture a Taranto che, credetemi, veramente ti veniva voglia di, lo dico in senso metaforico, non fisico, di prenderli a schiaffi, perché vedere 10 ragazzi assiepati, uno assembrato all'altro, senza mascherina, ma dici scusami, ma tu proprio te lo stai andando a cercare il Covid? E poi magari quel povero disgraziato del barista, del titolare del bar, dell'imprenditore che c'ha del bar o della ristorazione, alle 18 deve chiudere. Cioè ci sono dei sistemi contorti, imputabili in questo caso all'utente, no? Perché magari il ragazzo è più leggero, è più più inconsapevole, no? più azzarda di più. Però dico, poi alla fine il fenomeno dei ristoranti, della ristorazione, la questione della ristorazione dei bar, però si gestisce la mattina. Siamo anche certi che alla fine di questa paurosa giostra la storia darà evidenza del senso di responsabilità delle imprese, dell'imprenditore. Sì, perché, questo certo. Perché poi tuttora noi non abbiamo ancora, aspettiamo di capire quale sia stato poi l'attività che sia stato oggetto di focolaio, cioè né le estetiste, né i parrucchieri, né gli impiantisti, cioè, alla fine non c'è stata evidenza di, no, contagio. Di contagio, perché facevi quell'attività o andavi in quell'attività. Ma il Covid non te lo passa quello che non conosci, quando tu vedi uno che non conosci, la mascherina te la metti. Quando ti vengono a trovare i parenti, oh dai, vieni, no, gli amici, chi sei? Però ora devo dire anche, ora dobbiamo parlare dei controlli, no? Allora, c'è un'espressione latina che dice sum muius, summa iniuria, cioè devo raccontare un episodio, perché
successo in un bar del centro di Taranto, il proprietario era, come dire, ha avuto la leggerezza così di stare con la mascherina poco poco abbassata così dietro il bancone. È arrivata la polizia e gli ha fatto una bella multa di 400 euro. Ora capisco che, per carità, le forze dell'ordine hanno applicato alla lettera la legge, tu avevi la mascherina abbassata in un esercizio commerciale in cui si somministrano, è giusto, però anche no, c'è un'espressione latina che dice summum ius sub iuria, cioè la legge, la normativa esasperata, applicata in maniera pedante, ossessiva, diventa poi un'ingiustizia, al limite andavi, lo dicevi, ci senti amico, ora non sto facendo niente, però la mascherina, no così, ma così. Sta di fatto che questo poveretto ha subito un danno di 400 euro. Posso dire che 400 euro per i bar oggi sono una bella stangata, una bella mazzata sul collo, o no? Sì, io... Cioè, parliamo ora un po' dei contorni, perché bisogna anche essere, per carità, rigidi, rispettare, però bisogna anche comunque non disumanizzare i rapporti, altrimenti veramente stiamo col mitra, col fucile spianato, no? Sono totalmente d'accordo a metà, come diceva... Ah, ecco, quindi non ho capito se a metà o... Perché, guarda caso, proprio mentre arrivava la polizia tu c'avevi la mascherina abbassata. Lui aveva la leggerezza di stare con la mascherina abbassata, lo riconosco. Scusa, affrontiamolo sotto un altro punto di vista. Arriva un cliente che pure lui sta con la mascherina abbassata, quindi lui non gli dirà mai niente. E le goccioline si incontrano. Il titolare del bar, perché parliamo di un bar, quindi tanta affluenza, prende il Covid e lo incomincia a trasmettere agli altri. Quindi la responsabilità, cioè qua dobbiamo parlare di responsabilità personale, di etica, di modo di lavorare. Tu ti metti la mascherina non per te, per garantire i tuoi clienti. Allora tu, tenendo la mascherina abbassata, a me, io vado da una parte, trovo qualcuno con la mascherina abbassata, io non ci entro, perché è mancanza di rispetto nei miei confronti, perché se un barista si ammala, da lì è tutto un focolare. Quindi la valenza sociale di queste figure che lavorano con tante persone, che hanno a che fare con tante persone, devono essere di estremo esempio. Mi dispiace che ha preso 400 euro di multa, no? Mi dispiace veramente. Che in un momento difficilissimo. Sì. Però lui ha una posizione importante, lui è visto. Quindi se lui c'ha la mascherina abbassata, se entra qualcuno con la mascherina abbassata, lui non ne dirà mai niente. E non è l'unico caso, eh? Non è l'unico caso. Marzia, bisogna essere così rigidi, però anche un po' capire le debolezze umane. Prima di arrivare alla stangata, un avviso andrebbe fatto. Guarda, signore, che in quelle condizioni... La munizione, no? Perfetto, sì. Dobbiamo essere... specialmente in queste condizioni dove recuperare 400 euro. Rispetto ai primi giorni di controllo, dove anche ovviamente le forze dell'ordine dovevano applicare, come dici tu, però c'è stato poi un momento in cui con l'interlocuzione in prefettura, c'è stato il momento in cui le forze dell'ordine sono passate per avvisare. Questo sono stato testimone anch'io, cioè non è immediata la cosa. Poi bisogna vedere il caso particolare, il caso specifico, bisogna vedere quante volte la polizia, perché la polizia entra spesso, sta entrando spesso, quindi bisogna vedere se è la prima volta che entrava o non è la prima volta che entrava, se sarà stato già avvisato o non è stato avvisato. Cioè, comunque diciamo che i controlli che noi auspichiamo, perché come diceva Mauro, i controlli sono poi di esempio perché la vita possa continuare, se no non abbiamo capito niente, no? Da questo punto di vista. Bene, allora facciamo quest'ultimo giro prima di congedarci, una trasmissione che ConfaTV ha voluto così promuovere in maniera positiva, in maniera non in senso ovviamente del virus, ci mancherebbe, ma proprio come approccio, diciamo, di costruzione. Allora, Paolillo, i prossimi passi, perché pare che il governo voglia dare un po' di ristori, comparando i fatturati, insomma, un po' di ossigeno serve. Su questo si sta occupando la Confederazione Nazionale, so che ci sono diversi incontri, si stanno tenendo diversi incontri,
con il nuovo governo. E c'è una dialettica e una metodologia diversa, e questo ci fa ben sperare sulle tempistiche e sui criteri di applicazione. Se devo dire la mia, meno male che Arcuri non c'è più. La mia. E quello che stiamo facendo noi è che crediamo che questo sia il momento giusto per intervenire nei confronti e sollecitare le amministrazioni comunali tutte, di tutti i comuni, perché in questo momento è l'ultimo, come dice, è l'ultimo treno per mettere a posto le cose, perché poi dobbiamo farci trovare pronti nella fase di ripartenza e cominciare a togliere un po' di problemi atavici, perché poi va via il Covid, ritornano a galla sempre le stesse problematiche, sembra veramente di aver perso tempo. E quindi noi stiamo programmando una serie di incontri con le amministrazioni comunali. Il problema particolare c'è anche su Taranto, e vanno risolti alcuni problemi. Come si sta comportando l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale è molto attiva, e certamente i problemi sono rimasti tutti là. Siamo molto preoccupati per quanto riguarda il settore del commercio, per quanto riguarda anche la rappresentazione delle vie commerciali. Abbiamo stranamente ancora fermi importanti operazioni come quella del DUC, il piano del commercio. Cioè, tutto imballato. Chiediamo, diciamo, sollecitiamo una interlocuzione non a camere stagne, perché stiamo vedendo che ognuno incontra separatamente, no? Incontri separati. Tra Guelfi e Ghibellini. Incontri separati che secondo me non portano da nessuna parte, bisogna fare un tavolo. Unione anche tra le organizzazioni. Portare un tavolo. È inutile portare singolarmente o farsi, non so... Farsi belli. Farsi qualche foto, non l'ho capita. Però in questo momento è importante invece affrontare, vedere, perché comunque il sindaco Melucci ha voglia di lavorare, lo sta dimostrando. Poi ovviamente fra poco si entrerà anche nel vivo della campagna elettorale, quindi per noi è anche occasione per poter stimolare in tal senso, però ci devono consentire di poterlo fare. I problemi ci sono, le proposte anche. Marzia, questi aiuti, questi ristori che si vuole che sia intenzione di dare alle imprese, comparando i fatturati, no? Cioè facendo la differenza, credo che sia un gesto di civiltà. Penso proprio di sì, perché comunque c'è stato il calo da parte delle imprese, però la cosa veritiera è in base al fatturato i ristori. Perché? Perché vediamo, tassiamo realmente la realtà. È inutile che uno dice no, io voglio 100, no, io voglio 50. No, vediamo realmente. Perché sennò poi ci sono sempre i furbetti che possono approfittare. Perché un'impresa che ha 10 dipendenti naturalmente dovrebbe avere più ristori rispetto a un'impresa con un dipendente, non si può paragonare. Nella stessa no, perché poi bisogna stare attenti, perché in questa situazione le iene ci sono, e la iena che va a prendersi la fetta più grossa va a nocumento della persona che veramente ha bisogno. Dell'imprenditore che ha la struttura di sua proprietà e la struttura di fitto, a me mi paga il fitto, vabbè, ma quello che si è creata la struttura, ha fatto sacrifici prima. Dunque, bisogna verificare un attimino tutti questi ristori, come avvengono. Mazzaglia, ma ci sono i furbetti tra i suoi colleghi? Non lo so. Beh, insomma. Non saprei dirti degli altri. Veramente. Parliamo di questi ristori e della parametrazione, no? La parametrazione deve essere anno su anno, non mese su mese, perché ci sono attività che non hanno un fatturato continuo e costante. Allora, questo è stato l'errore, fare aprile su aprile. E chi ha un impianto a mare, un bar in località balneare? E quindi quello è stato un primo errore, no? Dei primi ristori. Però devo dire che quelli che sono arrivati hanno aiutato, no? Quei prestiti, hanno aiutato veramente. Io però vorrei dire una cosa. Taranto può vivere una nuova stagione, secondo me. Per via di questi soldi che arriveranno per tutto quello che è il green, no? Abbiamo un'opportunità di rilanciare. A condizione che sia vero green, attenzione. Sì. Abbiamo l'opportunità. Le favole sono parecchie. Per arrivare tanti soldi su Taranto. Per rilanciare, per trasformare lì, visto che non si può chiudere. La transizione ecologica, sì, cosiddetta. Visto che non la possiamo chiudere. Vabbè, si può questo è da vedere. Il lavoro, si può chiudere. Vabbè, questa è una mia opinione. Diciamo, il lavoro con l'ambiente. Allora,
puntiamo al lavoro con l'ambiente, puntiamo a far arrivare tutti insieme quanti più soldi possibili per la transizione ecologica e di chiedere assolutamente che questi lavori vengano fatti dalle imprese del territorio. Perché se noi stanziamo 10 miliardi di euro per Taranto e poi vengono grandi multinazionali dall'estero, noi non abbiamo impoveriamo le nostre professionalità. Aiutiamo magari le aziende a cambiare, no? C'è bisogno di transizione ecologica. Allora il governo mandi qualcuno ad aiutare alcune imprese a cambiare, a specializzarsi su attività green. Perfetto. Se posso aggiungere, sì. Su questa partita che ricordava Mauro, se ne è parlato molto, se ne abbiamo parlato anche noi, ne abbiamo scritti anche noi, si è visto molto poco, nel senso che molti lavori sono stati già fatti, tutte imprese di fuori, e che sono venuti a gestirli anche direttamente. Ci aspettavamo una forma di subappalto o chissà cosa, nemmeno, cioè neanche quello, se lo sono gestiti in proprio. Attenzione, io a questo che mi riferivo, questo pullman, questa comita che passa e passa una volta, cioè, e Taranto, la devi saper prendere. Taranto non è che ogni anno sarà così. Il problema è che le tante assicurazioni e rassicurazioni avute finora non abbiamo visto niente. E chissà se le vedremo. Bene, una bella puntata propositiva, con lo spirito giusto, ma anche con lo spirito di analisi, di denuncia, di introspezione, diciamo. Ringraziamo quindi Compartigianato che attraverso il suo canale mediatico TV ha voluto la realizzazione di questo programma. Ringraziamo e salutiamo Fabio Corillo, segretario provinciale di Compartigianato Taranto. Grazie a te Luigi. Ringraziamo l'imprenditore Angelo Marzia, opera nel settore delle impiantistiche, referente di Compartigianato per Crispiano. E ringraziamo la new entry televisiva, una bella figura, Mauro Mazzaglia, era, però sin dall'inizio l'ho visto bello coraggioso, come imprenditore ma anche come ospite, quindi diciamo il battesimo del video ma è andato bene, è stato superato brillantemente. Ho stato un fashion blogger della sicurezza, ecco, ed è il video, un po', non mi fa paura. Quindi, imprenditore, ma che vuol togliere il posto, invertiamo. No, io faccio molti video da solo. Quindi dicevo, imprenditore nel settore metalmeccanico, diciamo, in banco delle competenze, referente di Confartigianato per Martina Franca. Bene, stiamo parlando di due imprese artigiane. Bisogna specificare. Infatti, referenti di Confartigianato. No, quando parliamo di imprenditori parliamo di artigiani. Che l'imprenditore, bravo, e là volevo arrivare. Ho fatto una serie di puntate sui maestri. Sarebbe bello questi settori. Faremo. No, dopo la pasticceria andare faremo in questo. E allora ci salutiamo, ci diamo appuntamento a un'altra puntata dell'approfondimento, sempre con Compartigianato e con Compatibile. Alla prossima.